Finalmente si è vista una buona Val di Nievole Montecatini, ormai virtualmente retrocessa la squadra termale da pochi giorni affidata ad Ennio Pellegrini, il terzo allenatore della stagione, ha dato del filo da torcere al più quotato Viareggio fino allo scadere, fino a quando nel tempo di recupero Guidi ha trovato la traiettoria vincente su calcio di punizione, ribaltando così il risultato che nella prima frazione di gioco vedeva avanti i padroni di casa per 1-0, grazie alla stupenda rete di Di Nardo. Nella ripresa, quando le energie di Falivena e compagni sono andate esaurendosi, è uscita la formazione versiliese, che ha prima trovato la rete del pareggio con Lucarelli e poi ha collezionato diverse palle gol, compreso una traversa, fino al punto vincente trovato negli ultimissimi secondi di gara. Nella classifica dei biancocelesti locali non cambia niente, ma almeno si è vista un po' di voglia di uscire a testa alta, senza sbracare come era successo nel pessimo inizio del girone di ritorno. L'obiettivo di Montecatini resta solo quello di chiudere la sfortunata e negativa stagione con orgoglio.